prendo un po' d'acqua. Ah, ci siamo. Allora, ciao ragazzi, oggi siamo qua con la stupenda Lady Cobra. Lady Cobra è una new entry nel mondo. Esatto. OF, queste cose qua, giusto? Sì, dove lo sì. E cosa facevi di bello prima di fare questa scelta, diciamo, stilistica? Allora, l'addetta alle vendite e la ragazza immagine, vabbè. Quello ogni tanto lo faccio tuttora. Addetta alle vendite cosa significa? In un negozio, la commessa. Ah, la commessa. L'abbigliamento. Ti piaceva come lavoro? Sì. Però da quando hai iniziato questo lavoro hai mollato? Sì, dopo un mese ho mollato. E sei fidanzata? No, sono single da un anno e mezzo. Prima uscita a cena, paga il maschio o la femmina? Il maschio, ovvio, scusa che domanda è. Non so, seconda uscita? Il maschio. Terza uscita? Uguale. Beh, diciamo che il mio ex dopo 10 anni pagava ancora lui, quindi. Ah, ok, ottimo. Qui diciamo, paga sempre il maschio. Esatto. Perfetto. Vabbè, ogni tanto anche la donna, però dai, di base, l'uomo. Ci sta, quindi diciamo, sì. Va bene, quindi vai più per la galanteria. Giusto. Ok, e la lunghezza conta? Sì, ovviamente devi saperlo usare, sennò poi anche quella non è che fa molto. La prima cosa che guardi in un uomo? Vabbè, oltre gli occhi. Gli occhi. Lo sguardo, sì. E oltre a cosa dici? Oltre all'uccellino. Okay. Però quello cazzo come fai a vedere? Vabbè, il panco, lo vedi, ci... dai, dal pantalone, da un po', sì. Sì? Pochino, dalle mani. Cazzo, no. Le mani piccole. Ciao. Vabbè. Dice, prima uscita dove ti deve portare un uomo? Dove mi deve portare? Vabbè, in un bel ristorante, ovvio. Pistellato, tipo. Sì, dai, comunque più o meno. Ci sta. Non in una, non lo so, in una trattoria, ecco. E la gaffa è più brutta che hai vissuto con un ragazzo? Oddio, questa ci devo pensare, però questa non la so. O la performance peggiore? Performance peggiore, sì, a uno che non gli andava su. Vabbè, poi abbiamo scoperto che era un problema suo. E quando non va su cosa si fa? C'è un po' di disagio, però dopo dai, ho cercato di... Cioè, tu era come... molto in imbarazzo lui, quindi Tu come te ne esci quando il maschio non funziona? Cioè, cosa dici? Oddio, dipende un po' dalla situazione, dai. In quel caso non ti preoccupare, cioè... Però in realtà tu eri un po' preoccupata, cioè... Ero un po' preoccupata, ovvio, sì. E ha avuto una seconda chance o no? Sì. Una seconda sì, una terza no. Ok. Quindi diciamo uno deve essere abbastanza performante per te. Vabbè, sì, scusa. Ci sta. E a chi hai votato le ultime elezioni? No, io non posso votare. Sono brasiliana. Non ho ancora la cittadinanza italiana. Ok. La richiesta, non mi deve chi fare. Avresti votato? Ma non lo so, io queste cose, guarda, sinceramente no. Ci sta. E che squadra tifi? Milan. E per la nazionale invece tiri per l'Italia o per il Brasile? Brasile, ovvio, che domanda. Brasile, giustamente. Sta la vita, sì. E meglio fidanzati o single? Meglio single, sì. E qual è il tuo obiettivo economico? Cioè, quanto vorresti guadagnare al mese? Quanto vorrei guadagnare al mese? Per essere felice. Ma almeno 10k. Più 10k al mese saresti felice? Già, è una buona base. Ci sta. E saresti mai con un ragazzo che guadagna una paga normale, uno stipendio normale? Oddio, preferirei di no. Ci sta, giusto. Apprezzo la sincerità, cioè alla fine nella vita bisogna essere sincero. Poi dipende cosa si intende per normale, ecco. Gli stipendi di adesso sono tipo 1000 euro, 1200. 1000 euro, questo 1200. Un po' non ci fai niente. Quello. Ok, giusto. Tinder ce l'hai? No. Botta e via sì o no? Sì. Ti era già capitato? Sì. Hai mai diciamo, fatto un accoppiamento in disco? Sì. Dove? Però non in discoteca, cioè nel senso, ho conosciuto in discoteca e poi ho portato a casa mia. Sì. Però mai nei bagni, tipo? No, nei bagni della discoteca non mi piace, mi fa schifo. Posto più strano? Posto più strano? Ma in realtà è proprio strano, niente. Classici posti in palestra.
Sì. Ma in palestra proprio. Sullo scivolo di un parco, Ah, sono in piscina, sì, nella spa. Ci sa, ci sa. E diciamo, il record di durata dell'amplesso? Mi sembra più o meno 3 quarti d'ora. La Ma secondo te qual è la durata giusta? durata giusta? Secondo me dipende. Dipende, non so. Né troppo poco né troppo, Da ecco, non tipo so. 10 minuti, 20 minuti, un'ora. Io direi 20 minuti. No, 10 minuti poco, un'ora magari tanto. 20 minuti, Ma 20 sì, minuti, mezz'ora. 20 minuti mezz'ora, esatto, sì. Ok, e sono meglio gli italiani o i brasiliani? Dipende sotto che aspetto, però vabbè, di solito i brasiliani sono ben dotati. Sì. Quindi Brasile 1, Italia 0. sì, direi di sì. Guardi la macchina di un uomo, cioè il primo appuntamento, guardi con che macchina arriva o. Qui se uno arriva, diciamo, con una Toyota Aygo, già perde punti. Un pochino, direi di sì. Aspetta, io poi tanto faccio tagli del personaggio. Sei a favore o contraria all'utero in affitto? A favore? Sì. E coppie, diciamo, dello stesso sesso, sei a favore Favore? Sì, certo, sì. No, io sono dell'idea che ognuno è libero di fare quello che o con... A te vuole. piacciono anche le donne? O solo gli uomini? Hai Raramente le donne, molto raramente, dipende. mai fatto cose a tre? A tre no. E tu di solito bevi o sputi? Bevo. Poi dipende. Da cosa? Dipende dai casi. Non dal sapore. No. Non so, io non sono. Non faccio queste cose. Al mare topless o costume? Costume. A topless non. No. Qual è la parte del corpo che ti rifaresti se ce n'è una? Il seno. E Ci sto che. pensando. Ma lo vorresti fare enorme o. No, enorme no. Tipo? Quelle cose esagerate non mi piacciono. Una Taglio? quarta. Una quarta di seno faresti. E ti piacciono sul maschio? Ti piace più il maschio tatuato o senza tatuaggi? Piercing? Tatuato mi piace, sì. Piercing, l'uomo sempre. Sì, mi piace sul capezzolo della lingua. E Capezzo basta. di lingua dell'uomo ci Sì. stanno. Ok, io non ho niente, quindi. Bocciato. Bocciato No, non è totalmente. vero. Qual è un TikToker che ti piacerebbe farti? Oddio, non ne ho O un idea. Un cantante? cantante? Maluma. Maluma. E italiano? Italiano? Oddio, italiano non lo so. Non lo so perché ascolto solo canzoni latine, Ah, quindi quindi non la ascolti. vedo un po' dura. Non ascolti musica anche italiana. E quante volte sei stato innamorato? Una. Ok, descrivi te stessa in tre parole. Me stessa in 3 parole, spontanea, egocentrica, e poi, oddio, cosa posso dire? Solare. Posizione preferita? Pecora. Meglio, Rai 1, Rai 2 o Rai 3? Oddio. Allora, Rai 1 è classico, cioè figo, vagina. Rai 2 anu, Rai 3 è bocca. Rai 1. Rai 1. E lato B lo concedi? Sì. E andresti con un uomo dai 50 in su. L'uomo No, non mi è mai capitato, però boh. più grande con cui sei stato? 42. Ne è valsa la pena? Ti Sì. sei divertito? Sì. E qual è il messaggio che vorresti mandare ai ragazzi che vogliono provarci con una ragazza?
cosa dovrebbero fare? Qual è la prima mossa che gli consigli? Allora, la prima mossa. Oddio. Sicuramente non come fanno adesso tutte prime donne, ecco, non so. L'uomo deve fare il primo passo. L'uomo sì, sicuramente deve fare il primo passo. Adesso sono diventati tutti delle. Boh. Si sentono loro le donne. Prendi la pillola. Top. Sì. Basta chiudiamo. Ah, ragazzi, se volete vedere il nostro video, maxfinciasvideo.com, seguitele di Cobra su tutti i social, andate sul suo F, Telegram, non so, qualsiasi roba abbia. E spero che vi piaccia il nostro video. Vi Bene. aspetto. Ciao ragazzi.